collega. Scusa. Dimmi. Senti, in inglese come stai messo? Eccellente. Eccellente. Che mi ha dato questo verbale che devo fare io, tradurre tutto in inglese. Cioè, voglio dire. Vabbè. Senti, dunque, Romina, accendi lo stereo. In inglese come si dice? Ah, Romina, accendi lo stereo. È facile. Romina Power. Sì. Chiedo scusa, comandante, in inglese come sta messo? In inglese? Alla grande. Dimmi. Come si traduce in inglese? Fuori dalla finestra c'è un uomo di colore. Fuori dalla finestra c'è un uomo di colore. Blackout. 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 A proposito, collega, scusa, approfitto pure io. Come stai messo con lo spagnolo? Sì, spagnolo alla grande. Come si dice in spagnolo? Le noccioline sono buone. Buenas noches. Altrettanto anche a te. Buenas noches. Allì. Collega. Collega. Sì. In inglese come stai messo? Mastico. Ah. Senti, sto facendo questo verbale qua, non tanto capisco. Che significa? It's a secret. È un segreto. Non ti nervosire, non. C'è solo una. L'ultima cosa poi me ne vado, no? Dimmi. Che significa? It's a secret. È un segreto. Chiedo scusa, ma. Ma che significa in italiano it's a secret? È un segreto. È un segreto, non lo so. Cioè, io lo devo fare il verbale, non è che lo dovete fare voi. Le cose, e poi non lo so, lo dite anche a me, però. Cioè, tutti lo sapete tranne che io, eh. Allora, tranne.